Casa Lugas, ovvero la nostra visione di villa 100% elettrica, dove il comfort abitativo è al centro per 365 giorni l'anno. Il concetto di base è che l'energia elettrica prodotta dal sole e convertita in termica dalla pompa di calore deve essere gestita in maniera intelligente. Tutto il resto, dopo che ti sarai iscritto al canale e sigla! Autoprodurre per utilizzare al meglio, ovviamente, spazio al fotovoltaico. Più che puoi, meglio è, ovvio, limitatamente al tetto che hai a disposizione, ma abbondare in questo caso è sempre meglio che deficere. Non pensare subito alla batteria. Prima produci più che puoi, al meglio che puoi, ovviamente in base agli spazi, tetto, pergole, pensiline, chi più ne ha più ne metta. Autoprodurre è la base per la strategia migliore a lungo termine. Da lì si passa a convertire energia termica. Convertiamo l'energia elettrica in energia termica per il benessere abitativo, per il riscaldamento, per il raffrescamento, per la deumidificazione, per la produzione di acqua calda e per tutti gli usi che sono riferiti al benessere all'interno della tua nuova villa 100% elettrica. Prodotta, convertita, terzo punto, gestirla. Qui entra in gioco la termoregolazione, una piccola nicchia della domotica. Certo, meglio avere un impianto elettrico, anche base ma domotico, e inserire una termoregolazione adeguata, perché oramai oggi avere tutto sotto controllo ci dà più sicurezza e i costi sono sempre più accessibili. Ovviamente bisogna farlo contestualizzando l'intervento in modo intelligente e pratico. Quando hai una termoregolazione adeguata, puoi inserire quelle strategie che ti aiutano ad ottimizzare l'investimento fatto, perché puoi ovviamente gestire temperature e comfort di casa chiedendo qualcosa in più di giorno e magari appena appena qualcosa in meno la sera, la notte, che non lo percepisci nemmeno a livello di comfort, ma ti aiuta a fare un risparmio importante a lungo termine e nell'immediato sulle bollette. Un punto importante che passa sempre in secondo piano quando si dice di gestire in modo intelligente l'energia autoprodotta è che la rete deve essere vista come un salvadanaio. Non è un nemico, non si regala nulla. In rete immetti i kilowattora che non riesci a sfruttare nell'immediato, anche dopo che hai ottimizzato al meglio e al massimo la casa, e comunque la rete funge da salvadanaio. Certo, una batteria ti spinge ancora di più in là, ti dà maggiore autoconsumo, ma ricordati che produrla e immetterla è sempre fonte di risparmio a lungo termine. Servono strumenti eccezionali e non è la marca a risolvere il problema. Sicuramente serve un fotovoltaico adeguato, servono sistemi radianti o ad aria o magari ottimizzando quelli già esistenti. Per avere il massimo del benessere serve una ventilazione meccanica per avere quel ricambio d'aria costante che ti fa veramente stare meglio all'interno di casa e ti protegge. Serve una termoregolazione per quello che abbiamo appena visto. Serve il trifase perché è un'ottima base di partenza un domani per ampliare con auto elettriche, moto elettriche, bici elettriche e comunque tutto quello che di elettrico ruota attorno a una villa 100% elettrica. Ovviamente serve una colonnina di ricarica, meglio se intelligente, magari riesce ad aumentare ancora di più l'autoconsumo. E infine, sì, per chi desidera il massimo, anche le batterie di accumulo hanno il suo perché. I benefici sono tanti, è vero, faccio anch'io fatica a descriverli tutti, ma il primo in assoluto è la libertà energetica. Mi produco l'energia e sono io a decidere come e quando utilizzarla, imparando, sbagliando, magari perfezionando, ma divento padrone di quello che faccio, di quello che ho e di come utilizzarlo. Sicuramente uno dei benefici enormi è che quando tutto è a puntino c'è un benessere all'interno di casa che ti fa quasi passare la voglia di andare in vacanza.
Sicuramente tutto fatto come Dio comanda in realtà aumenta la sicurezza personale per te e per la tua famiglia. Si ha un'importante impronta green verde che in realtà innalza e mantiene alto il valore della casa stessa ed è uno dei migliori investimenti a lungo termine. Non è un fatto di spesa o di resa o di quanto metto e quanto mi ritorna. Una casa 100% elettrica fatta con criterio manterrà sempre alto il suo valore e questo è indiscutibile. Importantissimo oramai un controllo da remoto, perché ovviamente ti fa avere sempre tutto sotto controllo, perlomeno hai la possibilità di controllare i parametri di base e capire anche se non sei in casa se è tutto ok, che oggi ormai diventa un po' un'abitudine, come quella di avere il telefonino sempre a portata di mano. Soprattutto un controllo da remoto ti evita n mila visite di persone che magari dovrebbero intervenire per qualsiasi cosa, quando invece con un controllo raffinato da remoto, 4 click, 4 aggiustamenti avvengono con un semplice WhatsApp. Questa è enorme utilità, questo è il progresso che semplifica il lavoro a tutti e rende le case migliori. Sicuramente ti rende padrone della tua casa, padrone della situazione. Un po' di domotica, mix a tutti i controlli che si possono avere da telefonino senza impazzire. Se ti serve qualcosa, ti serve qualche informazione, anche se sei distante chilometri e chilometri e chilometri, con uno sguardo puoi essere sicuro che sia tutto a posto. E questo, in molti casi, è una cosa che ci semplifica e ci migliora il modo di vivere. Il mio consiglio generico, ma voglio che tu sappia che ognuno ha il suo, perché una casa 100% elettrica richiede tante competenze. Sicuramente tu decidi cosa fare, come fare con una persona che ti deve guidare nelle scelte facendoti le giuste domande. Verissimo che ci sono i progettisti e gli installatori, ma attenzione, ognuno di loro ha un ruolo ben preciso e solitamente non sono le figure che riescono a avere una visione d'insieme. La visione d'insieme oggi ce l'ha il system integrator, cioè colui che ha una visione elettronica, ha una visione idraulica, sa quali sono i tuoi obiettivi, perché te li ha chiesti, perché li avete condivisi e ti porta lungo il percorso, mano nella mano, per arrivare all'obiettivo condividendo tutto con i progettisti e con gli installatori. È un concetto molto difficile, ma quando lo applichi allora sarai sicuro e certo di arrivare al tuo obiettivo. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima!